dottor Enrico Triano, eccolo qui, somministrazione della creatina nelle sindromi da carenza di creatina, dosaggi, biodisponibilità e assimilazione. Sì, buongiorno, sono il dottor Adriano, lavoro nella clinica neurologica di Genova con il professor Valestrino, che avete sentito in una presentazione precedente. Fa di voce? Sì, ok. Allora, cercherò di non ripetere quello che ha già detto il professore. Creatina o acido metilguanidino acetico è un composto azotato non proteico, è un aminoacido non essenziale, come avevamo detto, nel senso che può essere prodotto parzialmente dall'organismo a partire da tre aminoacidi che sono metionina, arginina e glicina. Si può assumere anche con la dieta nei prodotti di origine animale. Pronto? Chi? Sky! Ok, allora. No, ma era silenzioso, fatto da solo. Okay, questi sono i campi elettromagnetici. No. Dopo vi rispiego una cosa perché vi devo parlare del S-Drive. Vai. Allora, ci sono due enzimi che diciamo fanno parte della sintesi metabolica della creatina, l'AGAT, che unisce arginina e glicina a formare il precursore della creatina, che è l'acido guanilino non accettato. Questo viene metilato strappando un metile, appunto la metionina, dal ganotide. Quindi entra all'interno delle cellule grazie a un trasportatore e all'interno delle cellule viene trasformata in fosfocreatina e quindi utilizzata come sostanza di riserva energetica grazie all'enzima creatina. Successivamente la creatina però si degrada in creatinina per una conversione non enzimatica ed è il motivo per cui dobbiamo continuare l'approvvigionamento, la sintesi. Ok, come diceva il professore, il sistema di shuttle cioè in grado di trasportare gruppi fosfato. I gruppi fosfato sono la molecola energetica della cellula, dalla sede di produzione alla sede di utilizzo, che sono le pompe ioniche e sodio potassio dipendenti. Qui vediamo la reazione enzimatica, trasformazione di creatina in fosfocreatina con la presenza dell'enzima creatinchinasi e ATP che diventa ADP. Allora, ecco, ci sono dei sindromi da deficit di trasportatore e da deficit di creatina. Danno sintomi neurologici, ritardo mentale, disturbi appunto di epilessia, ritardo nell'acquisizione del linguaggio, disturbi nel movimento e il comportamento. C'è una crescita lenta, una microcefalia e il tratto facciale atipico. Sono mutazioni a carico appunto dei geni che, di cui avevamo parlato prima. Autosomica recessiva, per queste due patologie, cioè deficit di AGAT e GAMT, cosa vuol dire? Che praticamente la malattia è legata ai geni non sessuali, recessiva vuol dire che entrambe praticamente le coppie dovrebbero essere affette per poter avere l'esordio della patologia. Invece questa è una patologia che ha il deficit del trasportatore della creatina, invece è legata all'X, quindi al cromosoma sessuale X. È associata a un gene, questo gene si trova appunto su questo cromosoma e il trasportatore della creatina è un trasportatore che non utilizza energia perché è sodio cloro dipendente, quindi un co-trasporto con alcuni ioni. Il deficit del trasportatore della creatina è una malattia rara, prevalenza nei maschi appunto perché è legato all'X, mentre le donne, dato che hanno due X sessuali, sono portatrici. La terapia per il deficit di AGAT e GAMT è sostanzialmente la somministrazione di un grosso quantitativo di creatina, mentre per il deficit del trasportatore della creatina non vi è cura, in quanto anche introducendo creatina questa non giunge a livello cellulare e non bypassa la barriera ematocefalica. Allora, l'integrazione con creatina, quindi è solo per le malattie rare e per gli sportivi dove è ampiamente conosciuta?
No, la risposta è no. I soggetti a rischio di miopatia da statine, come diceva il professore, atrofie muscolari, sarcopenia, che è la diminuzione della massa muscolare dell'anziano, distrofie, soggetti che seguono una dieta vegetariana o vegana, come è già stato detto, e soggetti affetti da depressione, e chi deve comunque affrontare degli sforzi mentali complessi, come appunto gli studenti. Qui sotto riportato dalla letteratura scientifica che ne parla. È sicuro assumere creatina? Allora, ci sono stati fatti degli studi, adesso non mi soffermo sulla, diciamo, sulla terapia, ma semplicemente sugli effetti che sono stati riscontrati sulla salute. Studi in doppio cieco, randomizzati, per il lupus, 7 grammi 12 settimane, nessuna comparsa comunque di danni renali. Anche qui 5 grammi 8 settimane per la depressione, nessun effetto. Qui abbiamo soggetti deprivati dal sonno, 3,5-7 grammi somministrazione diverse volte, cioè in una singola somministrazione ripetuta diverse volte, senza effetti avversi. E, ecco, qui è fatto proprio uno studio per vedere se la creatina danneggiasse o meno la funzionalità renale, e non è stato riscontrato appunto nessun danno. Qua abbiamo la letteratura a supporto. Una tabella riassuntiva, quindi tipo di patologia che è stata studiata, quantitativo di creatina, 7 grammi, 5 grammi, 5 grammi, durata 12 settimane, 8, unica somministrazione, due volte un singolo soggetto, 12 settimane, 3 mesi. Effetti collaterali, nessuno, ho riportato questo perché indice di quanto è stata minuziosa la ricerca, e è stato visto che praticamente c'è stata una riduzione della magnesia miascia di livelli di magnesio da 0,9 a 0,8, quindi ovviamente non è un indice di patologia, però questo appunto per riportare quanto sono stati minuziosi i ricercatori in quel momento. Uno studio che diciamo sostanzialmente ci rassicura è uno studio fatto sui malati di Parkinson da 5-8 anni, 10 grammi al giorno, e non è stato rilevato nessun effetto negativo di pazienti che hanno preso un dosaggio così alto per così tanto tempo. Ok, allora, ci sono tanti tipi di creatine. Questo studio esamina diverse tipologie di creatina. Prendiamo come punto di riferimento la creatina anidra e la creatina monoidrata. Vediamo che tutti i derivati sintetici della creatina hanno una quantità inferiore di creatina rispetto alla creatina anidra o la creatina monoidrata. Si utilizza comunque la creatina monoidrata perché la creatina anidra potrebbe dare un po' di disturbi gastrointestinali, invece con la creatina monoidrata si risolve il problema nella maggior parte dei casi. Di conseguenza la creatina migliore al momento è la creatina monoidrata. C'è una modalità di assunzione particolare che possa aumentare la biodisponibilità della creatina? Sì, questo studio è stato fatto appunto facendo biopsia muscolare, è stato visto che sostanzialmente con la cosomministrazione di zuccheri la creatina penetra meglio all'interno del muscolo. Qui abbiamo in bianco somministrazione solo di creatina e in nero somministrazione di creatina più degli zuccheri. Livelli di fosfocreatina nel sangue sono aumentati, di creatina sono aumentati, totale creatina, che vuol dire fosfocreatina più creatina, sono aumentati. Quindi in presenza di uno zucchero la creatina penetra meglio all'interno del muscolo. È stata fatta una controprova. Abbiamo visto i livelli di creatina nelle urine. I bianchi sono sostanzialmente placebo, il nero sono i livelli sostanzialmente di creatina. La creatina da sola viene escreta nelle urine molto di più rispetto alla creatina con lo zucchero.
Quindi cosa vuol dire? Che la creatina da sola viene trattenuta meno nel muscolo. Come assumere la creatina? Perché la creatina di solito viene venduta in polvere in grossi barattoli. Si sconsiglia l'utilizzo dell'acqua, perché la creatina, come abbiamo detto all'inizio, è abbastanza sensibile all'acqua, tende a ciclizzare e a formare creatinina. Come diceva il professore prima, la creatinina di per sé non è eccessivamente tossica, però sicuramente diminuisce la biodisponibilità. Come già detto, ci sono studi che dimostrano come tutte le creatine non siano uguali, ma ci siano creatine che hanno più o meno inquinanti, quindi bisogna scegliere una creatina di qualità per non prendere metalli pesanti o altri inquinanti. Quindi riassumendo, la creatina è sicura per la salute, migliora, la migliore formulazione è la monoidrata, la biodisponibilità viene aumentata dai carboidrati, però la creatina si degrada in acqua. Come fare? La soluzione ci viene presentata dalla Nova Neuro, che è una società spin-off dell'Università di Genova, costituita da professori e ricercatori, che ha ideato questa formulazione. Creatina masticabile, estremamente pura, crea pure, quindi garantita senza contaminanti. Miele, che come dicevamo prima fornisce tutti gli zuccheri in maniera naturale. È prodotta in Italia ed è garantita dal marchio spin-off dell'Università di Genova. Dosaggio, 3 compresse al giorno oppure 6 compresse per gli sportivi per un mese. È stata testata? Sì. Ci sono studi clinici su pazienti ed è stata testata la biodisponibilità, ovvero dopo l'assunzione di 3 compresse si vede l'innalzamento di creatina nel sangue. Grazie.